Più gesti positivi, questo è il nome scelto per l'iniziativa di Emporion realizzata assieme a 5 farmacie del Sondriese, beneficiari genitori di bambini da 0 a 2 anni che attraversano un periodo di difficoltà economica. Verranno erogati buoni per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e dispositivi medici da destinare alla cura dei bimbi. Progetto finanziato da Fondazione Intesa San Paolo, attuato da Consorzio Solco, Comune di Sondrio, AIVV, Lavops e Cooperativa Sociale Intrecci. Ci rivolgiamo quindi a famiglie residenti nei 22 comuni del distretto di Sondrio, che è comunque il territorio a cui si rivolge il progetto Più Segni Positivi. Famiglie che hanno figli tra gli 0 e i 2 anni, che hanno un ISEE compreso tra i 7.000 e i 20.000 euro, che è un po' la fascia di popolazione che abbiamo scelto di privilegiare con questa campagna. È possibile fare domanda, i buoni sono cumulativi, hanno un valore di 100 euro e quindi più o meno riusciremo a rispondere a circa 80 famiglie. Tra l'11 di marzo e l'11 di aprile sarà aperta la campagna. I moduli per l'iscrizione si possono trovare sul sito del progetto, che è www.piusegnipositivi.org, ma si potranno trovare anche nello sportello del cittadino dei comuni, diciamo del distretto, e anche nelle farmacie aderenti alla campagna. Dall'11 aprile in avanti noi erogheremo questi buoni. Andiamo a intercettare le famiglie che hanno i bambini 0 a 2 anni, chiaramente è un aiuto per queste famiglie. Le farmacie sono appunto 5, Torre Santa Maria, la farmacia di Berbeno, la farmacia di Chiuro, la nostra farmacia IVV, che è quella che è in piazzale Toccalli, e la farmacia di Montagna Piano. Sono state scelte appositamente le 5 farmacie dislocate un po' sul territorio dell'ufficio di piano di Sondrio per la comodità appunto delle famiglie di poter accedere in luoghi comodi. Insomma. Non vogliamo assolutamente mettere in ombra tutti gli altri soggetti che sono coinvolti in questo progetto importante Più Segni Positivi, che sono il Comune di Sondrio e le associazioni e i soggetti che lavorano per il terzo settore. AIV ha messo a disposizione il proprio settore farmacie per un progetto che si contraddistingue per la concretezza nell'aiuto alle famiglie in difficoltà, famiglie con figli piccoli, in considerazione del fatto che ci sono molti nuclei familiari che, andando bene a guardare la situazione, vivono una situazione di cosiddetta nuova povertà. Il lavoro che viene fatto è un lavoro di squadra, un progetto delle associazioni del terzo settore in favore della comunità.